Ritrovate amiche e amici sportivi. L'Urban Eco Marathon, organizzata dalla Trieste Atletica assieme alla SD in Sentiero 1 in occasione della 7ª edizione della Corsa della Bora, si è regolarmente disputata e già questa, visto il periodo, è una notizia clamorosa. Il Festival Internazionale del Trail Running, ideato da Tommaso De Mottoni, presidente della SD Sentiero 1, ha ridato vigore e speranza al mondo dei runner, oltre 1.300 i partecipanti, molto provato da un digiuno di competizioni così lungo. Tra le gare in programma spiccava l'Urban Eco Marathon, dove i podisti hanno riassaporato il fascino dei 42 km e 195 metri. L'ha vinta Alessio Milani in 2 ore 51 e 16 e tra le donne si è fermata Fabiola Giulici in 3 ore 43 e 57. Quest'anno per tutte le competizioni proposte hanno rispettato la partenza a scaglioni di massimo 20 persone tra le 22.10 di sabato e le 13.15 di domenica. Partenza da San Giacomo e arrivo al campo sportivo di Visogliano attraverso i sentieri più veloci e sfilanti. Si è svolta giovedì all'auditorium comunale di Maiano l'assemblea provinciale elettiva del comitato udinese della FIDAL per il prossimo quadriennio. Il commissario Massimo Patriarca, che era subentrato in corso di mandato al dimissionario Adriano Di Giustio, guiderà il comitato grazie a 384 voti ottenuti dalle società presenti. 49enne di Tricesimo, velocista master della Trieste Atletica e coniugato con la mezzofondista Katia Desario, dalla quale ha avuto due figli, Vittoria di 8 anni e Giacomo di 1, patriarca e dirigente d'azienda e per hobby è un grande collezionista di puffi, ma si diletta anche a scrivere libri. Sarà affiancato dai consiglieri Massimiliano Snaidero, che ha ottenuto 275 voti, Antonio Oblak con 252, Sonia Feruglio 228 e Luca Campeotto 117. Nei prossimi giorni il nuovo consiglio provinciale sarà convocato per distribuire le cariche e pianificare l'attività. Ospitata nell'auditorium comunale concesso per l'occasione dal sindaco Raffaella Paladin, presente per il saluto ai partecipanti all'assemblea, è stata anche l'occasione per il presidente regionale uscente Guido Germano Petarin e per il segretario Franco De Mori di affrontare temi spinosi. E non lo hanno certamente fatto con la consueta e diplomatica dialettica. De Mori, tra l'altro, ha comunicato che le 10 società non ancora affiliate svolgono prevalentemente attività su strada e pertanto, vista l'incertezza che regna sovrana, non hanno ancora rinnovato l'affiliazione. Ha esortato le società a delegare un proprio tecnico e un proprio atleta per le elezioni del Consiglio nazionale, che si terranno a Roma il 31 gennaio. Non si sa ancora se queste si svolgeranno in presenza o da remoto, vista l'emergenza sanitaria. Soddisfatto il neopresidente Patriarca della buona partecipazione di società all'Assemblea, 15 su 28 delle aventi diritto su un totale di 38, per una percentuale del 71,5%. Sentiamo quello che ci ha detto. Sono veramente contento in primis di un fatto, del fatto che hanno partecipato il 71,5% delle società aventi diritto. È un grande risultato, un risultato di partecipazione, un risultato che a mio avviso denota entusiasmo, voglia di ripartire in un anno veramente drammatico per tutti gli eventi che sappiamo, che conosciamo, ma soprattutto per i ragazzi, i dirigenti, i tecnici che amano l'atletica leggera. E durante il periodo di commissariamento ho maturato la decisione di candidarmi, vedendo il grandissimo amore per l'atletica che c'è nella nostra provincia. È una provincia con dei numeri veramente grandi, con delle realtà meravigliose, e quindi, valutando le diverse possibilità che avevo, senza ombra di dubbio ho optato per candidarmi insieme ad un gruppo di consiglieri, di persone che ritengo capaci. Ringrazio anche Annalisa Ferino e Giuseppe Brunello, che si sono candidati e che ritengo comunque fare parte diciamo della squadra, seppur non siano stati eletti. Nel DNA del Comitato Provinciale di Udine c'è il settore giovanile
è il futuro dell'atletica e nella nostra provincia ci sono veramente società che stanno facendo da anni un lavoro meraviglioso, lo ribadisco, che stanno formando non solo atleti ma futuri uomini, donne e cittadini. Su questo noi vogliamo continuare ad investire le nostre energie, promuovendo i raduni provinciali. Questa è stata una richiesta ben precisa di tanti tecnici e ci crediamo. Vogliamo essere presenti sui social media perché è una esigenza imprescindibile, ma è anche sicuramente il miglior modo di comunicare con le nuove generazioni. Io personalmente voglio essere presente sui campi di gara, non solo in pista, ma anche nelle altre specialità, perché la vicinanza della federazione è fondamentale e solo respirando l'atmosfera della gara si può cogliere questo. È stato un anno, ha detto Guido Germano Pettarin, poco fortunato per tutte le nostre attività, con alcune questioni che sono venute al pettine. Due in modo particolare. Il commissariamento dei comitati di Udine e Trieste. Ma nonostante questo e il Covid abbiamo retto bene. Ero dubbioso su quello che i nostri atleti avrebbero potuto fare riguardo all'assegnazione di fondi che il Friuli Venezia Giulia mette a loro disposizione con la legge del talento. Siamo invece riusciti a fare un numero importante di gare e i risultati tecnici sono stati sorprendenti. Inoltre, malgrado tutto, su 97 società regionali, a oggi ben 70 hanno rinnovato l'affiliazione. Molte di queste svolgono attività su strada e questo attualmente non si fa e si continuerà a non fare perché bisogna essere coscienti che il virus c'è e non si possono creare assembramenti. Quindi massima prudenza. Ci saranno le Olimpiadi, ha proseguito Pettarin. In questo momento tutti i responsabili dicono di sì, ma bisognerà vedere quale sarà la situazione della pandemia mondiale in prossimità dei giochi, che sono talmente importanti che bisognerà fare tutti gli sforzi possibili perché si svolgano. Abbiamo una disgrazia enorme che incombe su di noi, ha continuato il Presidente. Il 27 gennaio si riunirà il Comitato Olimpico Internazionale che potrebbe impedire all'Italia, assieme al Sudafrica e all'Azerbaigian, di partecipare con bandiera e inno ai giochi. Dalla fine del 2018, infatti, con la riforma dello sport introdotta dal governo, Sport e Salute S.p.A., ex CONI Servizi, è formalmente una società pubblica e questo in piena violazione della Carta Olimpica, perché dimostra che il CONI non è autonomo, ma dipendente dalla politica. E questo comporta delle sanzioni pesantissime. Se questo non bastasse, si mette in discussione l'organizzazione in Italia dei Giochi Olimpici di Cortina. È possibile che nel 2020 e 2021, si chiede Pettarin, il nostro sistema legislativo metta a rischio il movimento sportivo italiano di non poter fare le Olimpiadi perché con una legge hanno tolto l'indipendenza al CONI? Poi ha puntato il dito sugli inutili campanilismi e sul contributo fondamentale su questo tema che possono dare gli organi di informazione. Siamo una regione, ha detto, non quattro province. E questo è stato recepito dai nostri ragazzi, che quando vanno a gareggiare con le rappresentative si stringono sotto una bandiera e una dicitura. FIDAL Friuli Venezia Giulia. Anche De Mori, come anticipato, ha fatto alcune considerazioni sulla società Sport e Salute, dove il CONI ha avuto una serie di limitazioni. Non vanno più i presidenti a Roma a fare le assemblee, ma ci vanno i segretari. Sport e Salute, ha detto De Mori, ha in mano la gran parte dei finanziamenti e vuole distribuire più risorse alle società e alle federazioni con il maggior numero di tesserati. Sostanzialmente si privilegia la quantità a discapito della qualità. E questo è intollerabile. In definitiva è stata un'assemblea vivace, anche se le premesse non l'accreditavano di grande interesse. C'era un solo candidato alla presidenza, con esito scontato, e sei candidati alla carica di consiglieri su quattro eleggibili. Ma ci hanno pensato De Mori e Pettarin a scaldare un po' il clima. Domenica si va a Palmanova per eleggere il governo dell'Atletica regionale. Vedremo se anche la città stellata ci riserverà qualche sorpresa. È tutto per stasera. Sera vi saluto con le immagini di quelle poche gare che abbiamo seguito lo scorso anno. Grazie per l'attenzione e arrivederci a lunedì prossimo.